buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti numerosi. Questa serata chiude la terza edizione del Festival Carta Carbone, che ha avuto già un weekend e un altro evento in anteprima in questa città, riscuotendo un lusinghiero successo sia di pubblico che di critica. Ringraziamo intanto i padroni di casa, la Teatri S.p.A. e la Fondazione Cassamarca e il Comune di Treviso che ha lavorato perché questo evento si tenesse al Comunale. Stasera John Kirwan presenterà la sua performance, diciamo, ispirata al suo libro Verità, Gli Urbexs non piangono, che è ispirata a una sua vicenda personale di cui poi entreremo magari più in dettaglio. Si chiudono oggi due mesi di festival a Treviso che hanno veramente vivacizzato la città. Dopo il Sole Luna, il Festival Comics Book, stasera Carta Carbone. Carta Carbone, giovane festival, ha lasciato ormai, lascia ogni anno, un segno indelebile a Treviso. Con un'organizzazione sempre molto efficiente, con tantissimi volontari, però a voi chiederei una cosa, un applauso e un ringraziamento a Simone De Tutti, a Bruna Graziani che coordina tutto questo staff. Un applauso a lei che vale per tutta l'intera squadra. Io parto da ringraziare il rugby, perché il rugby mi ha fatto conoscere grandi uomini che si sono impegnati non solo nello sport, ma soprattutto nella vita, perché poi è questo che rimane a tutti noi. E questo essere impegnati nella vita, John credo lo impersoni in maniera enorme. Quindi riprendo il grande uomo, perché è davvero un grande uomo. La palla a me, buonasera a tutti, grazie per essere venuti così numerosi. È una grande soddisfazione quella che provo in questo momento, che però non potrei esprimere se accanto a me non avessi avuto tutte le collaborazioni che ci hanno dato una mano a portare a termine anche questa terza edizione. Buonasera a tutti. Presento rapidissimamente, sono Claudio Laporte, sono medico e sono team manager della selezione dei dogi in carrozzina di rugby, una disciplina paralimpica. Qualcuno di voi credo che già conosca qualcosa di quello che viene fatto in quest'ambito. Qui con noi stasera abbiamo due giocatori. Il rugby, i valori del rugby, che sono quelli del sostegno, che sono quelli della lealtà e tutto, ancora di più facilitano quello che è questo percorso, perché tante volte da solo non riesci ad affrontare le difficoltà che la vita pone. Il sostegno dei compagni, come nel campo ma anche nella vita, sono quelli che fanno per noi ragazzi in carrozzina fare quel salto di qualità per avere una vita attiva, una vita normale, una vita non quindi da persona con disabilità ma da atleta. Punto e basta. Io gioco a rugby in carrozzina e ad oggi non riesco a immaginare qualcosa di più bello, lo stare con i miei compagni, gioire insieme per le vittorie, essere tristi per le sconfitte. Per me è la cosa più bella che faccio nella mia vita. E basta, insomma. Avevo un numero sulla maglia quando giocava, era il 14. Io non ho trovato 14 buone ragioni per ascoltare John Kirwan e per le quali leggere il suo libro. Ne ho tirate fuori 10. La prima è perché puoi seminare avversari, ma forse il fatto di aver battuto un nemico subdolo come la depressione è un'impresa leggermente diversa. Il secondo motivo è perché John, con questa sua confessione shock, ha osato rompere un tabù, infrangere lo status dell'icona che ha tutto
e che non può lamentarsi di nulla. Il terzo motivo è perché parlare e sfogarsi fa bene, anche il confessare, e si spezzano la solitudine e l'isolamento. Il quarto motivo è perché la depressione esiste, ma si può affrontare e vincere, come dice John. Il quinto è un motivo forte, questo, perché quello di cui parla John riguarda anche noi, perché questo male strisciante qui ha seminato lutti e dolore. Il sesto è perché Carta Carbone parla di autobiografie e John si è messo a nudo come pochi. Il tormento, il calvario, lo sprofondare, il risalire, il dover star zitti in quegli ambienti, e l'ha raccontato in pagine forse semplici, comunque secche, comunque senza retorica. Il settimo motivo è perché lui confessa che dopo quello che gli è successo e quello che ha creato con questo libro, vive tre vite, non una sola. L'ottavo, perché sempre sentire lui, almeno quello che racconta nel libro, da questo tunnel si esce più forti, più ricchi, più aperti, più sensibili e magari più disponibili verso il prossimo. E nono motivo, dopo il libro di John e il suo appello, il Ministero della Salute aprì un numero verde dove rivolgersi per chi soffriva di depressione. Il primo giorno ci furono 25.000 chiamate. E poi il decimo è abbastanza facile, perché John è un grandissimo rugbyista, è stato un campione leggendario, una leggenda, un All Black, un Sir. La cosa più strana per me, ma anche curiosa, è che è anche il presidente della sezione di Oakland della Dante Alighieri. Ma secondo me, se Dante lo sente parlare, non è tanto contento. John Keyward. Quanto avete cicci, quanto avete cacca, quanto avete hocchiao. Tiene conto io tanto tiene matte, heide, heide, heide. Che tu hunger matte, che tu hunger matte, che tu hungerà, che tu hungerà. E ti pai pai tabu, tiene conto a cazzo. E tai matua, chi ti curino, ti torana o chi te va. E heri tot di moigo, chi ti curano, o tira, o chi è mihi, o chi è mai. Era, e papà warangi, acune nahi, e tu. Maranatha, Yowe, Kamatiaho, Ehine, Hoki Maira, Akue, Oteko, Hippoetana, Akue, Oteko, Hippoetana. Buonasera a tutti. Vengo di Nuova Zelanda e ho appena detto un piccolo saluto ai Maori all'inizio, dove che è detto che noi siamo uccellini e dobbiamo volare, avere il coraggio di volare. Ho salutato tutta la gente che è passata prima di noi, che sono morte come mio papà, ma ho detto che dobbiamo anche vivere. Poi ringraziate anche tutte le organizzazioni che mi hanno invitato qua. E poi ho cantato una canzone di ringraziamento per questa bellissima, bellissima serata. E questo fa due cose. Mi fa piacere e mi ringraziamento per voi, però la seconda cosa è che la mia spiriti sono a posto. Sai cos'è quella?
E flatline, quando sei morto, io ero morto, giravo, giocavo per All Blacks, avevo macchine gratis, però dentro ero morto. Qualche mattina alzavo e avevo pure di me, pure di quello che facevo, allora ero morto dentro. Ma perché? Io giocavo con All Blacks, avevo tutta la vita. Perché è successo a me questa? E c'è un po' di messaggi che io voglio che voi portate a casa oggi. La depressione, l'ansia, è una malattia. È una malattia, non è una debolezza. Io ho passato 5 anni pensando che non è debolezza e non ho cercato di aiuto. La seconda cosa, il suicidio non è un'opzione, perché io so che è un'opzione. In Nuova Zelanda, quando io ho fatto la prima pubblicità, il centro telefonino è stato bloccato, perché è stato così chiamato e 40.000 persone ha registrato per l'aiuto alla depressione. 1 in 5 si soffrono e 2 milioni sono andati su questo sito a cercare un aiuto. È importantissimo di capire una malattia. Con qualsiasi altra malattia, cosa facciamo? Qualche di voi avete il freddore, adesso vai subito al dottore, no? Lui ti dà qualcosa, ciapa, siamo a posto, o no? E perché non facciamo con la mente? Quando stiamo male, perché non andiamo al psicologo? Guarda, io non volevo andare a vedere nessuno. Pensato che ero debole, debolezza. Allora, sai cosa ho fatto? Un giorno ero tremavo. Sono andato dal dottore e lui ha detto, forse hai depressione, vai a vedere queste persone. Sono andato alla prima persona e non era per me. La seconda, Louise Armstrong, mi ha salvato la vita. Allora, sono a casa mia con papà, mio papà. Mio papà ha avuto 2 volte un triple bypass. Aveva anche una gomito finta, guarda là, 25.000 euro, qua. Bellissimo, era tutti orgoglioso. E io ero là con mia pastiglia per mettere a posto la testa, perché era un grande crisi, e non volevo prenderlo. Ho detto a mio papà, papà, io sento un fallimento a prendere questa. Lui mi ha girato e ha detto, vuoi che muore? Vuoi che muori domani? Ho detto, no papà, non voglio che tu muori. Lui ha detto, per mio cuore io prendo 25 di queste bianche qua. Se non prendo oggi, domani sono morto. Prendi il tuo e stai tranquillo. Bellissimo, no? Ho preso la mia pastiglia e ho cominciato